Benvenuti alla sesta edizione del Libro della Vita, un nuovo appuntamento anche questo online, sui social, con le modalità che stanno caratterizzando questo periodo. La nostra ospite graditissima è Anna Steiner, che saluto e ringrazio, bentrovata. Grazie per essere con noi, l'architetto, docente alla Facoltà di Design al Politecnico di Milano. Doveva essere con noi con il diario di Anna Frank l'8 marzo, ovviamente non casualmente l'8 marzo, su questa data torneremo successivamente, però io per iniziare e prima ancora di chiederle perché lei ha scelto di parlarci del diario di Anna Frank, le chiederei dell'importanza anche della forma diaristica del libro che lei ha scelto. Questo, anche questo non è ovviamente casuale, che ci racconta di questo? Buongiorno a tutti e grazie mille dell'invito, prima di ogni altra cosa. In effetti io ho scelto, come immagino molti altri da voi invitati, con qualche difficoltà un solo libro, perché il titolo è molto bello, il libro della vita, insomma, ciascuno di noi, soprattutto se ha un'età non giovanissima, ha tanti libri che porta con sé e con molto amore, con molta importanza. E l'ho scelto per due ragioni. Una immediata e molto semplice: dovevo e volevo scegliere un libro di un'autrice, essendo la data dell'8 marzo una data significativa per la storia delle donne, e mi sembrava quindi giusto scegliere un'autrice, ma appunto ce ne sono tante che amo e ho fatto un po' fatica. Ho pensato di scegliere, proprio oltre ad un libro, una tipologia di scrittura, cioè quella diaristica, perché per me ha avuto un valore nella vita continuativo questo tipo di scrittura, nel senso che mi sono molto occupata della memoria, e la memoria anche relativamente recente, la memoria anche familiare mia, e quindi ho attinto a molti diari, di famiglia, di mia nonna, di mio padre, di mia madre, di tanti altri familiari e soprattutto di tanti altri amici che i miei familiari fortunatamente hanno avuto intorno. Diari e lettere che sui diari vengono riportate. Quindi per me è proprio stata una scelta, quella di questo libro, simbolica rispetto all'intera letteratura diaristica, chiamiamola così, che per me ha avuto un'importanza capitale. E quindi colgo l'occasione per dire che, dato che la data non è più quella dell'8 marzo, ma è quella del 3 maggio, che è vicina al 25 aprile, io colgo l'occasione per partire da quella data, che è una data per la mia famiglia importantissima, sulla quale ho letto tante pagine di diario di mio padre, e soprattutto di mio padre, ma anche della sorella di mio padre, e insomma, e di tanti altri familiari. Colgo questa occasione perché spiega la ragione di un libro come il diario di Anna Frank. Quindi faccio un cenno alla mia vicenda familiare. Io sono figlia di Albe Steiner, che era nipote di Giacomo Matteotti, nel senso che la sua mamma era sorella della moglie di Giacomo Matteotti, quindi per lui Giacomo Matteotti era uno zio molto amato, che è stato ucciso, come tutti sanno, a maggio del 1924, quando mio padre aveva 11 anni, e lì c'è il primo pezzo di diario al quale io ho attinto. E perché vi ho attinto è dovuto al fatto che mio padre è morto prematuramente, in modo improvviso, a soli 60 anni, nel pieno della sua attività, e quindi io mi sono trovata a dover, diciamo, in qualche modo far fronte a questa improvvisa mancanza, soprattutto per mia madre che lavorava da sola con lui, e quindi sono subentrata nell'attività
dovendo documentarmi su quello che era stata la sua attività precedente e sulla loro storia un po' più da vicino, non solo come figlia, ma anche come, diciamo, futura professionista in un campo che in qualche modo mi era nuovo, no? Il primo pezzo che ho trovato è proprio questo foglio di appunti di mio padre per una traccia sua autobiografica. Aveva rifatto un piccolo disegno del, lui diceva così, del faccione di Mussolini con sotto una scritta: abbasso Mussolini, gran capo degli assassini. Questo era un disegno da bambino di 11 anni, che poi però lui aveva rifatto, perché naturalmente quel disegno non esisteva più, rifatto per raccontare la sua biografia. Partiva da lì per dire che quello era stato il suo primo cartello stradale, perché quel giorno in cui la famiglia aveva saputo dell'uccisione dello zio era anche il giorno della sua prima comunione, quindi di una festa familiare alla quale festa lo zio non aveva potuto andare. Questo aveva molto addolorato mio padre, che da bambino, avendo capito, percepito tutto, perché era un bambino non troppo piccolo, molto vicino all'età di Anna Frank, 11 anni, aveva fatto questo disegno e l'aveva appeso sotto casa davanti alla portineria del suo edificio di Milano, e naturalmente era stato redarguito dai portieri e dai genitori, il disegno era stato subito strappato e lui in quegli appunti scriveva: è il mio primo cartello stradale e quello in cui prendo coscienza dell'importanza di una comunicazione libera. E quindi da lì io mi sono documentata sempre sui suoi appunti, tanti, molto dettagliati, che raccontano da lì in poi la sua storia familiare insieme con la sua storia, diciamo, di persona che vuole diventare un grafico, vuole diventare uno che comunica liberamente, professionalmente. Dicevo, sono figlia di Albe, che appunto ha la famiglia, diciamo così, da molto piccolo capisce che ha la famiglia completamente, diciamo, sotto controllo del regime fascista, capisce che lui stesso da piccolino in casa non può parlare perché le persone che circolano in casa potrebbero riferire cose che potrebbero dare danni irreparabili, e quindi nasce la sua coscienza antifascista molto presto e continuerà a svilupparla per tutta la vita insieme ai suoi familiari. La sua è una coscienza di antifascista politico, cioè per la libertà di pensiero. Matteotti era socialista, non era ebreo, lui stesso cresce in una famiglia che lo educa cristianamente, infatti quel giorno avrebbe fatto la prima comunione, e la persecuzione della sua famiglia è una persecuzione politica. Mentre mia madre, che mio padre incontra molto giovane, alla fine del 37, si sposeranno poi nel marzo del 38, poco prima delle leggi razziali, viene da una famiglia diversa, in cui il padre era ebreo, e la madre invece cattolica. Avevano fatto alla fine dell'Ottocento un matrimonio libero, ma il padre di mia madre, cioè mio nonno materno, aveva voluto mantenere, nonostante i rischi che aveva benissimo capito essere molto grossi, aveva voluto mantenere la sua identità ebraica, per cui trovo gli appunti di mia nonna che raccontano questa storia, trovo un diario di mia nonna che racconta questa storia, e purtroppo per questa sua identità ebraica mio nonno verrà preso dalle SS nella loro casa, che è stata anche la mia casa della mia infanzia, dove erano sfollati sul Lago Maggiore, e verrà ucciso in quella che è stata considerata la strage di Maina. Maina è un paese del Lago Maggiore, mio nonno fu preso a Mergozzo, che è un piccolo paese vicino a Maina, e fu portato via,
insieme ai suoi due nipoti che aveva accolto da Parigi pensando di poterli proteggere di più, essendo lui parte del corpo diplomatico spagnolo, ma invece niente era valso per proteggerlo. Lui fu preso e furono uccisi tutti e tre nell'ambito di questa strage il 15 settembre del 43, una settimana dopo, l'8 settembre. Quindi, per parte di madre, io rappresento, diciamo così, la persecuzione ebraica, mentre per parte di padre rappresento la persecuzione politica. Faccio io stessa parte come familiare dell'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici e Razziali, l'ANED, che in questi giorni, anche in questi giorni di maggio, in concomitanza con proprio il 3 maggio in cui io parlo con voi, l'ANED fa molte iniziative online, purtroppo, perché normalmente organizza viaggi nei campi di sterminio e organizza iniziative sul tema della deportazione sia politica che razziale. Faccio naturalmente anche parte dell'ANPI, come Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che voi conoscete bene, e perché appunto rappresento anche nella mia storia familiare la persecuzione politica oltre che quella razziale, quindi sono iscritta a queste due associazioni, ne faccio parte e cerco di portare avanti la memoria familiare per dare un contributo alla memoria collettiva. In questi giorni, proprio i primi di maggio, sono previste sempre queste visite con tanti studenti ai campi di concentramento e quindi il diario di Anna Frank cade in un modo straordinariamente, direi un po' anche tragicamente attuale, proprio per il tempo in cui mi è stato dato di poterne parlare. In dubbio, sono abbastanza. Mi lascio ricordare che in questo momento dell'anno l'ANED organizza questo viaggio a Mauthausen che chiude il cerchio rispetto al 27 di gennaio, diciamo la liberazione del primo campo Auschwitz con la liberazione dell'ultimo Mauthausen e i sottocampi terrificanti di Mauthausen, naturalmente. Quindi è un momento molto importante e purtroppo anche quest'anno vivremo in maniera virtuale e mancherà enormemente perché è una manifestazione poi internazionale con la presenza davvero di persone da tutto il mondo. Però ripartiamo, e mi perdoni se l'ho interrotta, proprio dalla agghiacciante attualità del diario di Anna Frank che lei ha scelto. Sì, dico questo perché appunto aggiungo che in un sottocampo di Mauthausen è morto poi il fratello di mio padre, giovanissimo anche lui, perché naturalmente era diventato, lui aveva scelto legge, era diventato un avvocato antifascista e fu preso per una delazione, esattamente come fu presa Anna Frank per una delazione, come purtroppo bisogna sempre ricordarlo. È la ragione per cui molti, sia ebrei che politici, militanti antifascisti, furono presi e portati a morire nei campi. Ecco, anche il fratello di mio padre fu preso e, nel 1944 e fu portato in campo a Mauthausen, per l'appunto, dove morì nel febbraio del 1945. E quindi diciamo che il diario di Anna Frank era per me una scelta molto legata alla mia vicenda, e questo l'avete capito da quanto ho detto finora. Ma appunto, subito dopo averlo scelto, quando mi avete interpellato molto prima dell'8 marzo, mi erano venuti tanti dubbi perché avevo pensato: ma magari è un libro, diciamo, che sicuramente ha un valore universale sia nel tempo che geograficamente, ma è un libro che può non consentire di dare spazio a tanti temi di attualità. Penso, per esempio, al tema così significativo della battaglia di tanti giovani della stessa età di Anna Frank, penso proprio a Greta, per il clima, no? È lontano questo libro, nonostante le meravigliose frasi di Anna sulla visione del cielo dai buchi della finestra, della tenda, ecco,
Nonostante questo è un libro lontano da quel tipo di, diciamo, di sensibilità, ecco. E, per cui mi erano venuti tanti dubbi. Devo dire che questi dubbi sono superati dal fatto che oggi c'è una tua, mai avrei pensato a gennaio che sarebbe stato così, diciamo, così pertinente parlare di questo libro oggi per le ragioni che nessuno avrebbe immaginato, e cioè il tema della reclusione. Anna è reclusa, non può uscire per un anno intero e noi speriamo di, chiaramente siamo nella cosiddetta fase 2, che mi sembra molto delicata, forse più delicata ancora della fase 1, ma comunque dico, siamo in un momento in cui la nostra speranza di uscire si fa più concreta, no? Però chi di noi avrebbe pensato di stare chiuso in casa più di un mese? Anche solo 4-5 mesi fa nessuno lo avrebbe mai immaginato. E questo diario racconta la capacità di riflessione, la capacità di, io direi di più, di visione, oltre i muri della stanza, oltre i muri del rifugio di Anna, oltre i muri della stanza che ciascuno di noi ha dovuto continuamente rivedere in questo tempo di reclusione per il coronavirus, no? E secondo me la cosa straordinaria di questo libro è proprio questa, cioè un libro che fin da quando ho potuto leggerlo da piccola, perché da piccola, diciamo più o meno dall'età, adesso non ricordo esattamente, ma sicuramente ero intorno agli anni di Anna, chiamandomi anch'io Anna, i miei genitori me l'avevano regalato e fatto leggere molto presto, e poi anche a scuola si faceva riferimento a questo libro, ma io l'avevo già letto in casa, quindi ero proprio molto piccola, un adolescente, e mi aveva colpito questa, diciamo, tenacia di questa ragazzina che, come me, aveva mille pulsioni di varia natura verso il mondo esterno ed era riuscita in uno straordinario equilibrio personale a contenerle, non solo a scriverne con un'enorme, secondo me, precisione anche di tipo letterario, per raccontare di sé e del mondo esterno, facendo trapelare questa sua continua, diciamo, necessità di guardare al futuro, nonostante non ci fossero proprio grandi possibilità di immaginarselo il futuro per lei, però continua a pensare al futuro e esamina il presente. Esamina il presente, le relazioni. È un libro straordinario anche rispetto al rapporto tra le generazioni. Anna impersonifica la generazione degli adolescenti all'età di Greta, più o meno, di oggi, e rappresenta, diciamo, con la sua mamma, con la quale è in urto continuo, un rapporto di scontro generazionale produttivo, perché in realtà c'è moltissima tensione, ma anche tantissimo affetto, che diciamo non riesce quasi mai a mitigare la tensione, però dà modo a questa tensione di svilupparsi positivamente, perché lei esamina il rapporto con la sua mamma generalizzandolo. È straordinario quando scrive, ma forse è così per tutte le mamme. È così, nel senso, ci si scontra sempre. E difatti, rileggendolo questo libro, avendo avuto poi un'esperienza di madre con una figlia, anche femmina, il rapporto con il figlio maschio forse è diverso, ma certamente. E dico questo perché ho sempre presente il tema femminile, che è un tema vivo, perché
teniamo sempre presente che le nostre condizioni reali di vita come donne sono tuttora molto diverse da quelle degli uomini, sia come possibilità di lavoro, sia come possibilità di lavoro che come possibilità in generale di presenza sociale. Lo testimoniano tante cose. Per esempio, mi viene voglia di dire che in tutta l'equipe che in questo momento ci sta seguendo per il coronavirus, l'equipe scientifica, non c'è una donna. E mi ha molto colpito, perché ci sono molte donne scienziate, molte donne medico, molte donne biologhe, eccetera. Mi ha colpito che non ce ne fosse nemmeno una in un momento come questo. Credo che anche la sensibilità femminile dentro questo contesto possa essere molto utile. Preziosa, potremmo dire. Ecco. Assolutamente, noi vediamo tante donne fare un lavoro eccezionale anche in questo momento, ma vediamo uomini nei posti apicali del potere maschile, dove si comanda. Io sono contento che lei ci abbia raccontato sia dell'importanza della forma idealistica, sia del libro, sia del dialogo anche forzato tra le generazioni, sia del tema appunto femminile, però c'è un tema su cui vorrei sollecitarla ancora, che potrebbe sembrare, come dire, appartenente a un mondo diverso, invece probabilmente quel libro ha tanto da dirci anche sulla nostra Europa e sulla nostra voglia di ricostruirla meglio ancora, questa Europa, oltre Ventotene, oltre tutto quello che è accaduto in questi anni, per diventare davvero dei cittadini d'Europa. In quel libro forse c'è questa speranza, anche in maniera involontaria probabilmente, non so lei che ne pensi. Guardi, in quel libro c'è, tra l'altro mi fa piacere, non so se si vede? No. Sì, vediamo bene, noi allarghiamo l'inquadratura. Mi fa piacere di farlo vedere com'è, cioè com'è nella sua versione economica, accessibile a tutti, è in due volumetti, molto, con una copertina secondo me straordinaria, la rimostro, perché è di lusso, che anche è un grafico molto, molto competente, molto bravo, ma soprattutto legato a queste vicende, quindi è il grafico di tutta la serie di questi libri che sono fatti per l'Unità e Einaudi insieme, no? Io mi sono ripresa in mano questi per rileggerli prima di essere qui con voi e l'ho riletto con molto piacere, ho trovato pieno di spunti, compreso lo spunto del pensiero verso l'Europa. E riguardando il momento, ripensando appunto alle visite al campo di Mauthausen, eccetera, mi sono riguardata altri diari e altri ritagli, perché mio padre teneva i diari e teneva insieme ai diari dei ritagli di giornale. Ho trovato un ritaglio di giornale del 13 maggio, quindi proprio questi giorni, come diciamo come clima, la primavera, e non, la primavera diciamo per la liberazione di Mauthausen è una primavera anche metaforicamente, ovviamente. E un ritaglio di giornale del Corriere, mi sembra, del 13 maggio del 55, 10 anni dopo la liberazione. E in questo, non è il Corriere, l'Avanti, dice, vedo il pellegrinaggio a Mauthausen, e c'è una fotografia di questo gruppo di persone nel 55, 10 anni dopo, che salgono la scala di Mauthausen. E dice, chi sono questi uomini e donne che salgono la scala di Mauthausen senza fanfare, in un silenzio rotto solo da qualche singhiozzo? Sono l'Europa, ciò che rimane del fiore dell'Europa libera, che il nazismo tentò di annientare scientificamente dal 39 al 45. E anche Anna, quando scrive molte volte nelle sue pagine di quel che viene riferito dentro il rifugio, di quel che capita fuori, parla dell'Olanda, lei è ad Amsterdam ovviamente, ma parla dell'Olanda e parla della Germania, parla del rapporto tra la Germania e l'Olanda, parla dell'Italia, perché in quei giorni c'è stato naturalmente l'armistizio e quindi
anche nel rifugio è arrivata la notizia strepitosa che poteva dare tante speranze, poi purtroppo deluse, ma che in quel momento significavano, dice Anna, speranze per tutti, per tutta l'Europa. E quindi c'è un pensiero proprio a questi paesi come se fossero un unico paese. Lei parla del paese in cui vive, a parte il fatto che lei stessa ha dovuto lasciare il suo paese di origine, che era la Germania, per andare in Olanda. E parlando della Germania ne parla in un modo straordinariamente, si capisce da tante sue frasi, straordinariamente con rispetto, cioè il paese suo, ma è il paese dove oggi dominano i nazisti. Hitler è ovviamente il rappresentante peggiore del mondo del nazifascismo, di quello che rappresenta contro gli ebrei e contro la libertà del mondo intero, quindi ne parla in modo combattuto, però si capisce che c'è un legame con questo suo paese di origine. Poi parla dell'Olanda come la città dove lei andava a scuola, ha avuto amicizie, gira per la città di Amsterdam con grande libertà, quindi non, dall'interno del rifugio, durante il tempo di più di un anno in cui deve vivere reclusa, ne ha un ricordo meraviglioso, e lo lega a quello della Germania, lo lega ai pensieri sull'Italia che sembrava dare un respiro a tutti. Ne parla anche quando parla della Francia, come se fosse una città vicina, come se ci fossero confini. E quindi è straordinario come dentro questo libro e dentro tutta la storia anche nostra si legge la visione dell'Europa. Proprio in quei libri di quegli anni si legge la visione dell'Europa, si legge attraverso quello che quelli che scrivono sentono come appartenenza ad un mondo unico, europeo, unico culturalmente, non fisicamente né tantomeno economicamente, ma culturalmente sì. E questa cosa mi sembra che sia di grandissima attualità, perché tutti in questi momenti stanno facendo dei paragoni purtroppo molto allarmanti sul post-coronavirus, dicendo sarà la crisi più grave dal dopoguerra ad oggi. Quindi qual è il punto di riferimento? Il primo dopoguerra. Primo dopoguerra in cui proprio nel 1947 si pubblica il libro di Anna Frank. Si pubblica il libro di Anna Frank che nel 1947 ha un valore immenso perché rappresenta una voce, vorrei dire anche ingenua, assolutamente pura, inconfutabile di quello che ha rappresentato la soppressione delle libertà, non solo fisicamente, ma chiaramente anche dal punto di vista del pensiero. E quindi credo che a questo primo dopoguerra, con tutto il fervore della possibilità che quella visione coltivata nella guerra, quando proprio dentro i momenti peggiori, dentro i campi, dentro campi di concentramento senz'altro, ma anche dentro i rifugi dei partigiani durante le notti prima dell'insurrezione, si discuteva di quello che sarebbe stato il dopo e di cosa fare per ricostruire in modo diverso, per fare i conti con quella che era stata la ragione di quella catastrofe che aveva, quindi per arrivare a intervenire su quella ragione. Quindi credo che a questi libri, a questi pensieri, nella loro, diciamo, sia immediatezza che nel loro valore, diciamo, significativo in quel momento, oltre che per quanto possano esserlo oggi riletti, credo che a questi spunti sia molto utile fare riferimento, rileggendosi quello che loro hanno scritto in quel momento, perché là è nata non solo la nostra Repubblica,
non solo la nostra Costituzione, non solo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che ha un riferimento con questa pandemia che è internazionale, che supera i confini, che non riguarda solo il nostro paese, no? Che riguarda dalla Cina agli Stati Uniti, alla Cecoslovacchia, ai paesi più diversi, insomma. E anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, non a caso si riuscì a partorirla subito dopo la guerra. Bisognerà mettere a frutto il dopo coronavirus, tutto quello che abbiamo patito in questo periodo, che se paragonato a quello di Anna Frank è brevissimo, ma è un periodo comunque per tutti noi abituati alla libertà di movimento, ma anche alla libertà in senso lato, abbiamo vissuto con enorme spaesamento, no? Credo che bisognerà mettere a frutto questo momento di riuscita che anche metaforicamente deve essere capace di ricucirsi sia a quei pensieri, cercando di capire quello che non è stato realizzato, di quel che si avrebbe voluto realizzare. Pensiamo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, quante voci ancora non sono realizzate, sono rimaste su quella carta e al perché sono rimaste su quella carta. Quindi insieme ragionare su una prospettiva che ci dia dei risultati di superamento non solo delle difficoltà materiali, ma anche delle difficoltà, diciamo, di prospettiva, di costruzione di pensiero, di visione progettuale di quello che deve essere il prossimo nostro futuro. Penso soprattutto alle giovani generazioni, a quanti sono oggi con l'età di Anna Frank di allora, ecco. La ringrazio infinitamente a nome di tutta la comunità di persone che partecipano in maniera fisica, ora in maniera virtuale, ai nostri appuntamenti del Libro della Vita, Anna Steiner. Davvero grazie per averci aiutato a riflettere ulteriormente anche su quello che stiamo vivendo con il diario di Anna Frank. È stato un privilegio averlo con noi. Grazie ancora. Senta, vorrei chiudere, se posso interromperlo un secondo. Vorrei chiudere con una frase del libro di Anna Frank, Prego, come no? che dice, una frase dell'11 luglio 1943. Chi vive normalmente, parlava poche righe sopra della sua reclusione, chi vive normalmente non può sapere che cosa significano i libri per noi altri rinchiusi. Lettura, studio e radio sono le nostre distrazioni. Grazie, A grazie ancora. Le auguriamo le cose migliori. presto, grazie.